vendi quello che vuoi. L'F24, le tasse che paghiamo, sei tu a pagarle, nessuno le paga per te. Per cui la scelta imprenditoriale di che cosa vendere è solo esclusivamente tua. Non farti influenzare da compagnie, da mode o anche da alcuni formatori che ti dicono no, se vuoi devi vendere, non vendere. Sei tu che decidi. Sei tu che decidi. Anche perché ognuno ha le sue caratteristiche. C'è chi vende solo cauzioni, c'è chi vende le aziende, c'è chi vende le polizze auto, c'è chi vende le polizze vita. Qualsiasi cosa va bene. Tanto poi sei tu che devi guardare i tuoi conti e devi vedere se ti va bene o non ti va bene. Quando parliamo di marketing assicurativo, infatti non parliamo di che cosa devi vendere, ma come vendere meglio quello che già fai. Perché il marketing assicurativo non è soltanto guadagnare. Molti hanno come obiettivo devi sempre guadagnare di più, guadagnare di più. Molte agenzie non hanno questo come obiettivo. Hanno di quello di stare bene, di continuare ad avere i loro guadagni, di avere un rapporto qualità di vita, guadagni, modo di lavorare buono. Per cui ognuno ha i suoi obiettivi. Quindi diffidate sempre da chi vi dice che cosa dovete fare. No, dovete dare dai clienti altospendenti, non dovete fare quel. Fate quel cavolo che vi pare. Il marketing assicurativo nasce proprio per questo, per permettervi di fare quello che vi pare nel miglior modo possibile, facendo meno sforzi possibile, meno costi possibile o avendo più risultati possibile. Ok? Questo è lo scopo del marketing assicurativo. Anche perché, come abbiamo detto più volte, ognuno di noi è diverso per carattere, storia, nei momenti della propria vita, per gli impiegati, per gli uffici. Siamo talmente diversi che non puoi imporre a un altro il proprio sistema, anche perché ci scelgono le persone per le nostre peculiarità. Magari qualcuno lo sceglieranno perché è bravissimo a fare le cauzioni, la tutela legale e non fa il resto. O uno perché è simpatico, o uno perché è pignolo, o uno perché è in un certo posto. Sono mille le motivazioni. La capacità del marketing assicurativo è proprio questa, di andare a vedere le nostre unicità, le nostre specificità e proporle al meglio in modo che siano i clienti a venire da noi. Ok? Quindi ricordiamoci, le tasse le paghiamo noi, ognuno di noi è diverso, quindi siamo noi a decidere il nostro futuro. Nessuno ci può dire cosa dobbiamo fare nel nostro ufficio. Va bene? Ciao!